tra 500 Miles contro 4 Senior, risultato 2-2. Un primo tempo piuttosto equilibrato, sono viste buone cose da entrambe le parti, però voi eravate sotto i due reti, siete riusciti a recuperare, quindi nel secondo tempo sperate di ribaltare? Cioè, ovviamente speriamo di fare bene, di crescere ancora nel secondo tempo. Abbiamo tanti assenti questa giornata, i soldi sono tanti, ci potrà dare una mano Vincenza, infatti. E speriamo di fare bene, di provare a capirci di più fra di noi, a comunicare di più. Possiamo fare bene. Grazie mille, in bocca. Primo tempo tra 500 Miles e 4 Senior, risultato 2-2. Siamo qui con Daniela Longo del quarto rosa. Allora, un ottimo primo tempo per voi, state affrontando una squadra comunque piuttosto forte e ve la state cavando davvero bene. Siete anche andati in vantaggio di due reti, però l'avversario si è riuscito a recuperare. Siamo andati un po' in debito di ossigeno, anche perché abbiamo la panchina corta, come si può notare, e quindi siamo calate proprio fisicamente, però se ci organizziamo meglio in campo penso che riusciamo a rimettere la giusta strada la partita. Va bene, quindi il secondo tempo un po' più di spendere di energie più controllato. Esatto. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Eccoci qui nel post partita tra 500 Miles e devi continuare, si chiama quarto senior. Vabbè, il quarto senior. Partita disputata splendidamente dalle 500 Miles che vincono per 9-5. Però qui Federica Malfè, capitano e autrice di ben 4 reti per le 500 Miles, si può dire decisiva in questa partita, dato che proprio sono state proprio 4 le reti di scarto con cui avete vinto. Iniziamo a darti una medaglia, premio per essere stata la migliore in campo. Grazie. E iniziamo con qualche domanda. Allora Federica, il primo tempo è migliore rispetto al secondo? Perché avete giocato, secondo me, forse un po' più di squadra, forse nel secondo tempo ho visto un po' più distanti, anche se nel primo il risultato non era comunque a favore vostro, anzi. Sì, allora siamo partiti in svantaggio, ho capita la domanda, dai! Siamo partiti in svantaggio, abbiamo recuperato, abbiamo giocato bene la seconda parte del primo tempo, la prima siamo entrate come al solito in campo 2-0 per loro dopo una difesa. Esatto. Però abbiamo tenuto abbastanza bene, forse nel secondo tempo sono entrate loro un po' più scariche e noi abbiamo avuto modo di fare più gol, ma ci hanno lasciato più spazio fondamentalmente. Siamo riusciti a fare molti lanci lunghi, diciamo, grandi azioni. Dire la verità, comunque avete giocato secondo me nel secondo tempo in maniera migliore rispetto all'avversario, senza nulla. No, nel secondo tempo. Ah, okay. Senza nulla togliere all'avversario. Avete giocato secondo me meno bene rispetto al primo, però siete riusciti comunque a portare a casa i 3 punti. Io mando il secondo tempo una partita migliore rispetto a quella della passata. Però vorrei chiederti una cosa, ho visto un'altra persona a citare in questa partita, sicuramente Ida Micillo, che ha fatto una prestazione difensiva bella Ida, con anche quantità di gol davvero veramente ottima. E sai, secondo te è un elemento imprescindibile della vostra squadra come difensore, anche come proprio donna spogliatore, donna squadra, come si può dire? Sì, vabbè, Ida c'ha dalla sua l'esperienza, ci trascina, è fortissimo. Ovviamente senza Ida stasera questo risultato non l'avremmo mai fatto. Ovviamente è sempre un elemento fondamentale per la squadra. Vedi che è una provocazione. Prima il nostro Paolo ha fatto una provocazione, ha detto che lui riusciva a lanciare il pallone da una parte alla telecamera facendo gol. Poi ho detto non ci riesci, ci provo io, e ci ho provato. Ora se la telecamera mi segue, ci provi tu. No, perché tu hai detto non è facile, non è impossibile, ci provo. No, è matematicamente impossibile. Ci vuoi provare? No, ci provi con me. Aspetta. Facciamo così? Neanche a fare il bottone, anche la sopra. Questo è il bello della diretta, guardate Pippus cosa viene. Cosa crea, ci mettiamo da qui. Vediamo se ci riesce Federica senza mai farla toccare per terra, no, è vero? Devi toccare a terra, che cioè, non mai farlo. Ah, devi toccare per terra? Ah, ma che lei viene per handicappata, che ci vuole? Ci vuole! Ma come che ci vuole a mirare la porta? Allora, riprendiamo bene dove è la porta. Se lo fai, ti prometto. Eccola lì. Ma che ci vuole? Ora lo fai tu, se lo fai. Allora, vediamo Federica cosa fa, vai. Io dico che se lo fa, Max, ti do il mio stipendio di questa sera. L'hai detto se lo fa. Tutte e 4 euro. E se non lo fa però aspetta. No, niente. No, ti devi vincere almeno qualcosa, ti stai giocando 30 euro stasera. Mi offri il caffè, vai. Cioè fai tutto questo per vincere un caffè. Sei un fenomeno. No, sei un grande imprenditore. Se ci riesci,
Federica, vuoi dire qualcosa prima di fare una brutta montaggio? Se spenta la telecamera, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Non era assolutamente una finta. Ci siamo, allora, Manuel. Io penso che non ce la fai. Pronti? Provaci. Porca puttana! No! Grande Federica. Vorrei guardare la faccia di... Rivediamola. Ma ora dobbiamo guardare la faccia di Pippus. Di essere più veloce del tiro di Federica, ma la grande brutta figura. Complimenti, 30 euro per te stasera. Pippus sconsolato, sta piangendo Massimo. Federica, valla a consolare, Pippus sta piangendo, guardalo. Valla a consolare, però mi fai fare la dedica, devo fare. Come no, certo. Fai una dedica. Allora, prima allo sponsor, Only Woman. Poi tutte le ragazze che sono assenti stasera. E poi a... come ti chiami? Manuel Pippus. A Manuel che mi...